Volevo iniziare questo talk lanciando un appello. Ogni 2 secondi decine di front-enders muoiono nel tentativo di ottimizzare i layout su innumerevoli dispositivi. In questi primi 3 mesi del 2018 gli infortuni mortali sono stati del 12,5% in più rispetto all'anno scorso e sono stati causati dagli esperimenti svolti sul display del nuovo iPhone X. Non è possibile fermare la produzione di nuovi dispositivi per svolgere il nostro lavoro e fermare questo scempio. Abbiamo bisogno di strumenti migliori. Io sono Carmine Alfano. Mi occupo di user experience e front-end per full stack agency. Sono docente e speaker in alcune occasioni e sono per puro caso uno dei pochi sopravvissuti. In questo talk vi racconterò come il V3C ha accolto il nostro appello e insomma, sta studiando un nuovo modo per accontentarci attraverso le media queries di livello 4 e livello 5. Apriamo una piccola parentesi sul funzionamento dei livelli, su cosa significa livello. CSS3 è modulare, cioè è strutturato non più come una macro specifica come avveniva in CSS2, ma ci sono tanti piccoli moduli che vengono implementati volta per volta all'interno dei browser. Quindi un giorno magari non par si parlerà probabilmente di CSS4, ma parleremo probabilmente solo di CSS, quindi non ci sarà più questa distinzione tra una versione e l'altra. Facciamo un riepilogo. Attualmente quello che utilizziamo oggi sono le media queries di livello 3. Tra un po' utilizzeremo le media queries di livello 4 perché da poco hanno raggiunto lo stato di CR e ne parleremo tra poco. Infine abbiamo la specifica di livello 5 che va a raccogliere una serie di funzionalità che al momento non sono ancora state approvate e quindi sono state rimandate a una versione successiva. La prima specifica di media query di livello 4 nasce nel 2014. Ne stiamo parlando adesso perché il V3C ha portato la specifica di livello 4 allo stadio di Candidate Recommendation, ovvero l'ultimo stadio della trafila proposta proprio dal V3C. Quali sono gli strumenti che possiamo utilizzare per fare responsive, per rendere i nostri layout responsive? Oltre alle media queries e al viewport, si sono affiancate altre possibilità come Flexbox, Grid Layout, ma le media queries restano comunque un pezzo fondamentale quando ragioniamo in responsive. Come è strutturata una media query? Essenzialmente è costituita da un media types, presente a volte, ma si può anche omettere, e una media features. Una media features che effettua un controllo. In questo caso viene effettuato un controllo sulla dimensione dello schermo che può essere inclusa all'interno di un range di 768 e 992 pixel, mentre il media types di riferimento in questo caso è screen. Nelle specifiche precedenti, il V3C aveva dato molta importanza alle categorie di
di prodotti, quindi alle, ai media types, e c'era una lista infinita, tipo terminali, palmari, auricolari, stampanti per braille, eccetera, eccetera. A un certo punto si è capito che purtroppo i dispositivi presenti sul mercato sono innumerevoli e ogni giorno vengono fuori nuovi dispositivi. Quindi a un certo punto si hanno smesso di investire sui media types e hanno deciso di investire sulle caratteristiche, in modo da avere uno strumento flessibile in grado di far fronte alle esigenze sia presenti che future. Quindi non solo i dispositivi che sono presenti oggi sul mercato, ma quelli che potranno essere presenti sul mercato tra un bel po'. Per spiegare meglio questo concetto, ricorrerò ai fumetti e vi racconterò una storia triste, la storia triste di Giamparide. Giamparide era un giovane frontender che un giorno si trovò a incontrare un nuovo cliente, il signor Paoloni. Il signor Paoloni era un ingegnere che aveva l'esigenza di ottimizzare il suo vecchio gestionale sul display del nuovissimo Samsung S18 Apocalypse. Il Samsung S18 Apocalypse era un dispositivo di ultima generazione, dotato di 8 display riposizionabili in stile Tetris, sensore di luce ambientale ultrasensibile, tre fotocamere da 576 megapixel, fari diurni e specchietto retrovisore con illuminazione a LED. Quindi la sua esigenza era essenzialmente quella di prendere questo gestionale obsoleto e renderlo responsive e far rispondere anche il layout al tipo di cursore collegato al dispositivo, e doveva cambiare anche in base alla percezione della luce ambientale, quindi il colore di fondo doveva adattarsi alla quantità di luce percepita. Tutto questo doveva essere pronto per ieri. Il nostro povero Giamparide era nel panico totale, perché le media types di livello 3 erano sì abbastanza estese, ma mancava proprio la voce S18 Apocalypse. Inoltre, nelle media features sempre di livello 3, anche se abbastanza varie, non permettevano di fare grandissime cose, ma grazie alle sue doti di grande studioso riuscì a trovare la soluzione. Avrebbe utilizzato le media queries di livello 4 e di livello 5. Quindi tornò dal suo cliente tutto contento con la soluzione in tasca e poteva considerarsi fiero di se stesso, anche se il cliente purtroppo non la pensava esattamente come lui. Andiamo adesso a vedere quali sono gli strumenti che ha utilizzato Giamparide per ottimizzare questo gestionale obsoleto. Entrando nel vivo del discorso, le nuove specifiche che parlano di media queries sono costituite essenzialmente da 5 categorie. Quindi abbiamo la possibilità di gestire le interazioni con il device, abbiamo la possibilità di verificare se c'è o meno uno script all'interno della pagina. E inoltre possiamo andare a individuare determinati dispositivi in base alla qualità del display. Inoltre anche in base alla tipologia di gamma di colori supportato.
Inoltre, e questa è una delle più interessanti, possiamo cambiare il nostro layout a seconda della quantità di luce percepita dal sensore di luminosità. Tutto questo accompagnato da una nuova sintassi, perché parliamoci chiaro, questo tipo di sintassi qui, per esempio, in questo caso andando a definire un range 768-992, utilizzo min width, max width, e non è mai stata una sintassi tanto simpatica che è stata ritenuta performante da parte della comunità. Quindi è stata sostituita da una serie di operatori logici di confronto. In questo caso, per scrivere la stessa media query, utilizzerò 768 minore uguale width minore uguale 992. Inoltre, se volessi specificare un unico breakpoint, andrei semplicemente a scrivere width minore uguale 992 pixel. Poi, nelle specifiche precedenti, negli operatori di logici mancava l'OR, che era stato sostituito dalla virgola, e in questo caso viene riportato al posto giusto, e quindi in un esempio del genere, della specifica precedente dove è presente la virgola, sarà sostituita appunto da OR. Custom properties, che riprendono un po' il concetto di variables CSS, in questo caso si chiamano appunto custom media, perché io ho la possibilità di definire una media query semantica attraverso una variabile, un alias, e la cosa interessante è che la posso posizionare in un unico punto e poi ripeterla all'interno del documento, in modo che in fase di debug ho la possibilità di andare a modificare un'unica riga di codice. Qualcuno dirà, vabbè, ma lo possiamo fare anche con SAS attraverso le variabili. Sì, però SAS è un preprocessore, quindi il linguaggio viene poi rielaborato in CSS, invece questa cosa qua è interpretata direttamente all'interno del browser. Veniamo adesso alla lista delle media features. Parliamo di media scripting, ovvero la possibilità di verificare se JavaScript è attivo o meno all'interno della pagina. Probabilmente il problema che c'era in passato della disattivazione degli script da parte dell'utente oggi fortunatamente non c'è più, perché JavaScript non è ritenuto dannoso come era stato ritenuto in passato. Però i problemi potrebbero essere legati un po' ai problemi di connessione, quindi se una connessione è molto lenta potrei far fatica a caricare degli script, o magari gli script non funzionano perché il browser del dispositivo è obsoleto. Quali sono i metodi attualmente che vengono utilizzati attualmente per fare questa verifica? Essenzialmente ho una classe no.js sul tag HTML, oppure il tag no script. Quindi se vogliamo fare questa verifica attraverso CSS, ma con sempre un controllo da JavaScript, perché se JavaScript è presente andrà a rimuovere questa classe e magari potrò mostrare o nascondere un banner che avvisa l'utente che per un motivo qualsiasi JavaScript non sta funzionando. Ma se volessimo creare qualcosa di standard, lo potremmo fare magari attraverso questa nuova media features. Quindi se scripting è none, ha un valore none, come riprendendo l'esempio precedente, il banner potrebbe essere mostrato e nascosto se lo script è attivo. Se invece lo script
e initial only, ovvero presente ma solo inizialmente, anche in quel caso potrei mostrare un banner che avvisa l'utente. Parliamo invece di una delle media features più interessanti, soprattutto per chi è un designer, perché questa media feature permette di controllare, di andare a individuare dei dispositivi e a cambiare l'interfaccia sulla base della percezione della quantità di luce ambientale. Media light level. Credo che qualcuno tra il pubblico già stia immaginando degli scenari del genere con unicorni danzanti e background che cambiano a seconda della, della giornata, quindi mattina, sera, eccetera. Ecco, di sicuro potranno essere realizzati dei layout del genere, ma questa media features nello specifico mira a migliorare un aspetto di user experience. Quante volte sarà capitato, magari vi sarà capitato durante il giorno, durante una mattina molto luminosa, di controllare il telefono e non riuscire a navigare all'interno di un sito perché vi si è abbassata tutta la luminosità dello schermo? In questo caso magari avrei bisogno di un fondo molto contrastato e di un testo in evidenza. E in questo caso vado a utilizzare la media light level con la proprietà washed, quindi un ambiente slavato. Invece se sono in un ambiente buio, notturno, ho la necessità di abbassare, in questo caso diminuire il contrasto, perché il sensore di luminosità percepisce l'ambiente buio e aumenta la luminosità dello schermo. In questo caso il valore di light level sarà di tipo dim. Invece in ambienti con luminosità ottimale, dove light level ha un valore normal, andrò a individuare comunque dei sensori di luminosità con livello stabile e potrò mostrare il layout nella sua interezza, così come l'ho progettato inizialmente. Arriviamo quindi al concetto di interaction media features, ovvero la capacità di andare a individuare dei dispositivi in base al tipo di puntatore collegato e se il puntatore collegato è in grado o meno di eseguire un over. Abbiamo per esempio, senza andare a definire alcun media types, la necessità di andare a individuare dispositivi come televisioni e stampanti. Questo lo possiamo fare attraverso media pointer none, ovvero vado a dire alla media query che deve individuare tutti quei dispositivi che non supportano puntatori. In questo caso parliamo di una TV che non è neanche tanto smart, e di una stampante perché appunto non supporta alcun tipo di puntatore. Invece se il puntatore è di tipo course, andrò a individuare tutti quei dispositivi che supportano dei puntatori grossolani, cioè poco precisi, come ad esempio il touchscreen, ma anche la Nintendo Wii che supporta il telecomando a raggi infrarossi, ma anche il dispositivo Kinect che supporta le gesture. Infine, se il puntatore è di tipo fine, potrò individuare dispositivi come mouse, touchpad, oppure tavolette grafiche che supportano dei dispositivi come le stylus, quindi le penne. Ho avuto la possibilità di andare a testare questa media features grazie alla device toolbar di Chrome, quindi c'è già un supporto parziale. In questo caso vado a trasformare una checkbox dalla versione desktop in un pulsante sulla versione per uno smartphone.
Tutto questo lo faccio attraverso il controllo della media feature pointer. Quindi se provate a ridimensionare lo schermo, questa media features non funzionerà. Potete trovare il codice di riferimento a questo indirizzo CodePen. Parliamo invece della capacità del puntatore di poter eseguire o meno un over. In questo caso utilizzo appunto la proprietà media over, che può essere di tipo none se il puntatore non è in grado di eseguire un over, come appunto avviene sul touchscreen. Anche in questo caso ho avuto la possibilità di testare questa media features sempre attraverso Chrome, e qualche vecchio nostalgico sarà contento perché finalmente potrà utilizzare di nuovo gli over e i menu a tendina. Troverete il codice di riferimento sempre a un indirizzo CodePen che lascio qui nelle slide. Ci sono però delle problematiche, ovvero dispositivi ibridi, come ad esempio il Surface, oppure potrei collegare delle stylus a un tablet, o avere un PC che contemporaneamente, uno schermo che è contemporaneamente touch, ma allo stesso tempo mi permette di utilizzare il mouse e la tastiera. In questo caso dovrei andare a verificare tutte le periferiche se sono in grado di seguire o meno, se sono cursori o meno. E in questo caso potrei utilizzare la media any pointer, quindi vado a fare una verifica su tutti i dispositivi collegati e vedere se sono in grado di eseguire o meno se sono o meno un puntatore ed eseguire o meno se hanno la capacità di eseguire o meno un over. Ho preso questa schermata di Can I Use come riferimento per mostrarvi che più o meno siamo allineati su questo tipo di specifica. Manca ancora poco e poi probabilmente sarà utilizzabile. Parliamo invece in questo caso della gestione dell'overflow, quindi della gestione del contenuto. Riprendo un esempio direttamente dalla documentazione del V3C, anche perché questa media features non è testabile, perché attualmente non è supportata da alcun dispositivo. Quindi vado a verificare se il dispositivo è in grado o meno di far visualizzare o scrollandolo o paginandolo il contenuto presente sullo schermo. Se il contenuto traboccante in overflow non viene gestito in alcun modo, potrei andare a individuare dispositivi come dei cartelloni pubblicitari della pubblicità, come quelli che si vedono magari nelle stazioni. Ma se overflow block, che significa asse del blocco, e overflow inline, che significa asse inline, è di tipo scroll, come in questo caso, andrò a individuare dei PC, perché mi danno la possibilità all'utente di visualizzare il contenuto traboccante, quindi nascosto, sia sull'asse orizzontale che sull'asse verticale. Meglio ancora dire sull'asse block e sull'asse inline. In alcuni casi invece il contenuto viene nascosto, ma può essere visualizzato in modo opzionale, magari attraverso l'interazione dell'utente che cliccando lo visualizza nella pagina successiva, magari come avviene nelle presentazioni. La proprietà, in questo caso overflow block, ha il valore optional paged, quindi paginazione opzionale. Se invece è di tipo paged, quindi paginato, potrò individuare dispositivi come i reader, oppure come delle stampanti, dove il contenuto viene paginato e può essere mostrato all'utente. Infine, siamo alle ultime due media features. Posso andare a individuare dei dispositivi attraverso la gamma di colori supportata.
Se in questo caso color gamut è di tipo sRGB, andrò a individuare la stragrande maggioranza dei dispositivi presenti sul mercato, però potrei utilizzare anche delle gamme di colore un po' più ampie, come P3, che è un po' più grande della sRGB e quindi la include, eppure ETEC 2020, che è molto più grande delle altre due, le va a includere. Parlando invece di come il dispositivo viene aggiornato, con quale frequenza viene aggiornato, posso andare a utilizzare la media update, che se può essere di tipo NAND, se è un dispositivo dove l'aggiornamento dello schermo non avviene mai, quindi potrebbe anche essere un dispositivo che non ha un display. Poi abbiamo una media update di tipo slow, dove il dispositivo viene refreshato ma di tanto in tanto, e infine abbiamo update fast, quindi ho in questo caso la possibilità magari di far eseguire tranquillamente delle animazioni CSS o per esempio di mostrare dei filmati che in media update NAND e slow non potrò fare. Domanda: quando potremo utilizzare queste nuove media queries? Allora, la nuova sintassi attualmente non è supportata. Se volete smanettarci per prendere confidenza, potete utilizzare CSS Next. Invece, Media Pointer, Media Color Gamut godono di un supporto parziale da parte dei browser, e l'abbiamo visto nella GIF animata precedente. Mentre per media scripting, overflow, block inline e light level, purtroppo dobbiamo aspettare un altro po'. Facciamo un esempio per andare a individuare determinati tipi di dispositivi. In questo caso, se guardate la slide, possiamo verificare che su uno smartphone l'update è di tipo fast, quindi attraverso questa media queries potrò andare a individuare smartphone, monitor e così via. Invece Yeink, per esempio come il Kindle, ha un tipo di update di tipo slow. E infine print, dove non avviene mai l'update, quindi viene generata una pagina, viene stampata una pagina, attraverso questa media queries avrò la possibilità di andare a individuare questo tipo di dispositivi. Una serie, quindi una combo di varie media queries mi permetteranno di andare a individuare in modo flessibile, attraverso le caratteristiche, una serie di dispositivi anche non presenti attualmente sul mercato. Così anche noi potremo ottimizzare i vecchi gestionali sul display dell'S18 Apocalypse. Grazie a tutti, e un grazie particolare a Davide Di Pumpo e a Andrea De Carolis per il servizio fotografico, e assicuro che non sono stati maltrattati durante il servizio. Grazie a tutti.